Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. A pochi giorni di distanza dall'aggressione da parte di due cani a una donna che passeggiava in centro a Chieti col suo Jack Russell al guinzaglio, ci si interroga sul come poter prevenire altre vittime. E ora è in corso anche una petizione presso gli esercizi del quartiere Filippone per far sì che la morte del cagnolino Margot non sia stata inutile. E per non ledere la sensibilità degli spettatori, noi abbiamo scelto di non proporvi le cruente immagini dell'accaduto che sono state documentate e diffuse sui social network da una vicina rimasta scioccata dall'accaduto. Ce ne parla Selenia Secondi. Un Jack Russell dilaniato da due Amstaff mentre la proprietaria cercava di salvarlo e veniva aggredita a sua volta. È accaduto tutto in pieno centro a Chieti una settimana fa. Marilena andava a fare i soliti acquisti intorno alle 8 di mattina e passava per la consueta strada che percorreva tutte le mattine, via Cutelli, in zona Filippone. In pochi secondi ha vissuto un incubo. Purtroppo rivivo costantemente quei momenti drammatici, rivivo le immagini, risento i rumori, risento gli odori, risento le grida, risavvivo l'impotenza, la mia volontà di salvare e non riuscirci. Un attacco cosiddetto a tenaglia da parte dei due cani di grossa taglia che, nonostante i suoi tentativi, le hanno sbranato il Jack Russell Margot, che era al guinzaglio. A nulla è servito prendere in mano Margot perché i due Amstaff le hanno strappato alcune dita per sottrarle la cagnetta e dilaniarla. Inutile raccontare l'efferatezza e lo shock di quei momenti. E ho cercato di difenderla, così come avrei difeso i miei figli, così come avrei difeso qualsiasi componente della mia famiglia. Purtroppo lei ci ha rimesso la vita, io ho delle ferite che guariranno, quelle del corpo guariscono, quelle dell'anima ci metteranno tempo. Nessuno potrà restituire a Marilena la piccola Margot, che era un cane abituato a relazionarsi anche con i pitbull. Ma gli animali vanno educati e rieducati. Bisogna intervenire a monte. Il primo passo è essere consapevoli prima di scegliere un cane. Indipendentemente dalla razza, credo che ogni cane debba seguire un percorso educativo in cui si vada a valorizzare quello che è il cane in quel momento e a portarlo ad essere il più prosociale possibile. E con questi cani che hanno una potenza fisica importante e che hanno delle caratteristiche di razza importanti, che poco si sposano con il quotidiano, cioè con quello che vorremmo fargli vivere a questi cani, ancora di più dobbiamo socializzarli e intraprendere un percorso educativo. Con percorso educativo non intendo una serie di esercizi e di comandi, ma proprio di intervenire su quella che è la loro caratteristica di base, cercando di non aumentarne il volume, quindi non metto un cane in giardino ad fare la guardia tutto il giorno se voglio che poi non sia un guardiano e se voglio che sia un guardiano deve essere tenuto bene, i cancelli devono essere sempre chiusi e io non posso, io proprietario, abbassare la guardia. Più controlli e un'adeguata riabilitazione dovrebbero esercitare dunque i proprietari di quei cani che possono diventare pericolosi. E si è posto di nuovo il problema per l'incolumità dei cittadini. E la cosa che mi terrorizza e mi devasta è pensare che tutti i giorni quella strada era percorsa dai miei figli di 13 e di 10 anni con Margot al guinzaglio. Se fosse successo a loro, adesso io piangerei una tragedia nella tragedia. Il reparto di medicina dell'ospedale San Massimo di Penne ha temporaneamente sospeso i ricoveri per carenza di personale. Un colpo al diritto alla salute dell'area Vestina, ha commentato il consigliere regionale Blasioli. Succede all'ospedale San Massimo di Penne che un cartello compare nel pronto soccorso, il cartello è a firma del nuovo direttore della UOC di medicina, del reparto di medicina del San Massimo di Penne. Un cartello in cui dice che per la scarsità di medici, quattro sono rimasti, compreso il primario, non è più possibile effettuare turni e quindi non è più possibile garantire ricoveri. Si comunica che è ulteriormente peggiorata la drammatica carenza di personale. È questo l'incipit del testo firmato dal direttore dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale San Massimo, dove da ieri i ricoveri sono temporaneamente sospesi. È stato sufficiente un congedo parentale a mandare in tilt l'assistenza sanitaria in reparto, che non può più essere garantita 24 ore su 24. Il motivo è che manca
mancano i medici. Un colpo al diritto alla salute di penne dell'area Vestina, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. L'assessore Verì aveva promesso più personale, promessa che non è stata mantenuta. Le parole di Blasioli. Nulla di nuovo, l'avevamo già detto nel corso della visita ispettiva che io avevo svolto nel 2021, nella successiva interpellanza alla quale l'assessore Verì mi rispondeva che sarebbero arrivati 10 medici per medicina a penne. Sono soltanto 4, con turni massacranti per loro. Sui turni di lavoro lo stesso Blasioli ha richiesto un accesso agli atti alla ASL lo scorso 6 dicembre, a cui però non è ancora giunta risposta. La situazione rischia di ripercuotersi anche sull'ospedale di Pescara, dove l'assistenza ai degenti, in particolare al pronto soccorso, è già complessa. 12 milioni e mezzo di euro sono stati sottratti al nosocomio di Penne per essere spostati su quelli di Avezzano, Vasto e Lanciano, ricorda infine il consigliere del PD, mentre del bando di gara per la ristrutturazione del San Massimo non c'è alcuna traccia. Mentre prosegue la battaglia dei balneatori, dopo la decisione di far scadere le concessioni al 31 dicembre del 2023, la Regione Abruzzo ha deciso di ricorrere in Cassazione contro la decisione di ridurre per l'appunto la durata delle concessioni balneari. Paolo Renzetti. La Regione Abruzzo ha fatto ricorso e noi facciamo un plauso alla Regione Abruzzo e che insieme alla nostra cooperativa, così la inquadro, abbiamo fatto anche noi ricorso in Cassazione contro questa sentenza dell'adunanza plenaria, che secondo noi è stata scritta una sentenza veramente inquietante, non solo inquietante, ma secondo noi ci ha messo la manina una parte del governo. Ci spiace che i provvedimenti legislativi passano attraverso i tribunali, è il Parlamento che deve modificare. Tornando al discorso della concessione, lei mi ha detto 2023, le nostre concessioni, buona parte delle nostre concessioni in Abruzzo scadono il 2033. Qualcuno ci dice che le nostre concessioni non sono valide. Veramente noi aspettiamo che qualcuno ce lo dica. La differenza tra noi e chi non ha la concessione rilasciata con la legge fino al 2033, il 1 gennaio 2023, il percorso, 1 gennaio 2024, il percorso di un'evidenza pubblica. A questo abbiamo fatto ricorso in Cassazione perché riteniamo che la giurisprudenza è un organo tecnico, ma se la politica fa una legge è dovuta a tutti farla rispettare e non può essere un altro istituto che annulli le leggi. Le leggi le annulla la Corte Costituzionale. Quindi l'adunanza plenaria ha voluto emanare un provvedimento che sta facendo discutere non soltanto i balneari ma diversi operatori della giurisprudenza. Ovviamente voi andate avanti nella vostra battaglia come balneari di tutta Italia, vi aspettate anche una mossa concreta da parte del governo nazionale? Noi dal governo ci aspettiamo poco perché abbiamo visto che il governo è ostile nei nostri confronti, è molto ostile, ci ha preso anche in giro. Ha mandato dei suoi ministri a parlare in una conferenza stampa dove un disegno di legge era stato concordato al tavolo della concertazione, ma ci siamo accorti che il governo ha fatto Pinocchio. Il governo fa Draghi è un Pinocchio. Detto questo, e questa è una reazione, voglio dire che noi dal Parlamento ci aspettiamo un senso di responsabilità, la smettessero i partiti di venire alle nostre assemblee e gridare che sono dalla nostra parte, perché quelle sono parole, poi devono passare ai fatti. Attualmente nei fatti noi ancora vediamo nulla. La CGIL ha denunciato con una nota la mancata riapertura pomeridiana degli uffici postali di alcuni centri delle aree interne, con disagi per l'utenza. Segretario, voi da qualche tempo lamentate mancate riaperture pomeridiane in alcuni uffici postali delle aree interne della nostra regione, tutto questo dopo la fine dell'emergenza sanitaria e dopo 2 anni di pandemia. È esattamente così. Dopo i 2 anni di pandemia, dove abbiamo assistito sul territorio alla chiusura pesante di alcuni presidi sul territorio, ad oggi, senza giustificazioni almeno apparenti, continuiamo a vedere alcuni uffici che noi definiamo a doppio turno, che facciamo
facevano un presidio la mattina e il pomeriggio, che sono e operano a orario ridotto. Questo evidentemente non ha una vera e propria giustificazione, o meglio, ha giustificazioni sicuramente di altra natura, non sicuramente più riconducibili alla situazione sanitaria. Questa situazione crea evidentemente due ordini di problemi: uno alle collettività, lì dove sono presenti questi uffici, prevalentemente concentrate nelle aree interne della nostra regione, dove abitano, lo ricordiamo, circa il 40% della popolazione, che si aggiunge ovviamente a quelli che sono già i disagi per la mancanza di servizi e di infrastrutture all'interno di queste aree. E l'altra, evidentemente, che è quella che più interessa a noi come organizzazione sindacale di categoria, è l'impatto che ha sui lavoratori. Questi lavoratori vengono trasferiti, diciamo, mandati in trasferta su altri centri, su altri uffici, e evidentemente questo mette in luce la mancanza strutturale di presenze sul territorio. Natale, voi avete avuto già diverse interlocuzioni con Poste Italiane. Quali sono state le risposte che avete avuto? Sostanzialmente la risposta delle direzioni provinciali, quelle che di competenza l'Abruzzo, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, le risposte sono state all'incirca unanime, quelle che comunque di competenza di Poste Italiane S.p.A. Roma. Loro qui non possono prendere decisioni su uffici aperti o da chiudere. E come diceva prima il segretario, noi siamo fortemente convinti che il problema sia la mancanza di personale, nel senso che Poste non ha abbastanza organico per poter tenere aperti tutti questi uffici che attualmente sono chiusi. Non ci diamo altra risposta se non questa, perché dato anche il fatto che l'emergenza sanitaria si è praticamente conclusa, si dovrebbe tornare a un periodo pre-Covid. Avrebbero cercato di attaccare i tifosi della squadra ospite che stavano uscendo dallo stadio, ma poi con il volto travisato e con l'uso di oggetti contundenti avrebbero aggredito i carabinieri che facevano servizio di ordine pubblico e che avevano impedito il contatto tra le due tifoserie. Alcuni carabinieri poi si erano fatti refertare. A seguito delle attività di indagini, gli agenti della compagnia di Chieti hanno individuato e identificato 4 giovani di Francavilla al Mare, tifosi della squadra del posto, 3 dei quali minorenni. Sono stati tutti denunciati presso le procure della Repubblica competenti e per tutti il questore di Chieti ha firmato il provvedimento di DASPO, per cui 2 di loro non potranno accedere a impianti sportivi per 1 anno. Gli altri 2 per 2 e 3 anni rispettivamente, e i fatti sono relativi alla partita Francavilla Union Fossacesia disputatasi lo scorso 6 marzo allo stadio Valle Anzuca di Francavilla. Voltiamo pagina, le nuove frontiere dell'urologia, e questo è il tema trattato nel convegno organizzato dall'Auro Associazione Urologi Italiani presso la clinica Villa Serena. Vediamo. I problemi urologici, il trattamento dei pazienti e le nuove frontiere delle cure sono i temi del convegno che si è tenuto presso la clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo a cura dell'Auro IT, Associazione degli Urologi Italiani di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Sempre più importante risulta il contributo della tecnologia, della robotica e dell'intelligenza artificiale nella cura dei pazienti affetti da problemi urologici. Oltre a offrire un aggiornamento, diciamo, continuo per quanto riguarda le metodiche sia diagnostiche che terapeutiche della pratica clinica quotidiana, però ha sempre avuto un occhio rivolto verso il futuro. Questa volta in questo, diciamo, nell'ambito del razionale del congresso sono stati inseriti alcuni temi importantissimi a mio avviso. Il primo tema è quello della medicina personalizzata di precisione, che chiaramente è anche traslazionale, che si arricchisce del contributo dell'intelligenza artificiale per supportare in pratica diciamo, le strategie preventive, la diagnosi, la terapia, la prognosi e anche il follow-up, unitamente anche alla riduzione del rischio clinico. Ma l'urologia, un pochettino come tutta la medicina, è in continua, rapida evoluzione. Facendo una battuta si può dire che quello che è attuale oggi poi diventa vecchio domani, quindi bisogna stare un pochettino dietro a tutte le novità per cercare
cercare di offrire sempre il meglio a quello che poi è il paziente, che è l'utente finale. Sicuramente la tecnologia sta sopravanzando in tutti i campi della società, non soltanto nella sanità, il che vuol dire che da noi adesso ci sono strumentazioni nuove, tecnologie nuove che vanno dal perfezionamento della robotica, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io stesso presenterò qualcosa sulla realtà aumentata, che sono termini che ancora non sono entrati neanche nel comune sentire del medico, che quindi è del protagonista principale, però sono cose che appunto danno un grande vantaggio alla diagnosi e alla terapia del paziente, e su cui stiamo discutendo e su cui speriamo di portare dei contributi ognuno. Si intitola L'eutanasia della democrazia, l'ultimo libro scritto da Giuseppe Benedetto, il presidente della Fondazione Einaudi. Si intitola L'eutanasia della democrazia, l'ultimo libro di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Il testo, con prefazione di Sabino Cassese, individua nell'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i membri del Parlamento, avvenuta sotto l'incessante spinta delle piazze forcaiole seguite alla stagione politica di Mani Pulite, uno dei passaggi cruciali della nostra democrazia, che ha inciso in modo irreversibile sul rapporto tra i poteri dello Stato. In quest'opera, oltre alla fedele esposizione del dibattito parlamentare antecedente alla riforma, vi è anche uno scrupoloso lavoro di ricerca sulle guarentigie parlamentari, quando nacquero, perché e cosa prevedono le costituzioni degli altri paesi occidentali, domande essenziali per comprendere l'evoluzione della nostra democrazia. È nata sull'onda di un populismo che la Fondazione Einaudi ha sempre cercato di contrastare, con tante sue iniziative, quella più nota forse il referendum contro il taglio dei parlamentari, che abbiamo proposto noi e che ha portato un terzo degli italiani a votare no e dunque a capire la nostra battaglia, e poi ora sulla provocazione intellettuale dell'articolo 68, che fu profondamente modificato nel 1993, individuiamo con quella operazione la nascita di un populismo, come dico sempre, allora nascente, poi crescente, oggi speriamo declinante. Libro con una prefazione di altissimo profilo. Come dico io, con una battuta, con un giovane ricercatore che diventerà famoso, no? Credo il giurista italiano più importante, Sabino Cassese, che poi ci onora anche di sedere nel nostro consiglio di amministrazione e che leggiamo quotidianamente con i suoi splendidi fondi, ad esempio sul Corriere della Sera, che sono un punto di riferimento per una cultura liberal-democratica in questo paese. Che politica c'è oggi nel nostro paese? C'è la politica che purtroppo è figlia di quegli anni di cui parla il libro. Quello che è avvenuto in quella brutta legislatura, pessima, 92-94, con una serie di leggi liberticide, le peggiori leggi approvate in questo paese, ha una ricaduta ancora a 30 anni di distanza, e questo ci deve fare riflettere. Presentato al Multiplex Arca il film Bocche Inutili di Claudio Berti, che prende spunto da testimonianze documentate di donne sopravvissute all'Olocausto. Vede tra le attrici l'abruzzese Morena Gentile. Presentazione ufficiale del film Bocche Inutili. Morena Gentile, presentare un lavoro così importante davanti al pubblico amico, che effetto le fa? E infatti una bellissima domanda, perché fino adesso abbiamo fatto Roma, Carpi, ieri sera siamo stati a Milano e oggi sono in Abruzzo, nella mia regione. Ovviamente l'emozione è totalmente diversa, è tanta, perché qui ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto da diverso tempo. Sono molto emozionata, sono contentissima. Parliamo del film, del ruolo che esercita Morena Gentile. Non è la prima apparizione, ma questo è davvero un lavoro molto importante.
Sì, io interpreto Andra. Andra è tra l'altro una delle sopravvissute dell'Olocausto, infatti per fare questo ruolo mi sono documentata, ho studiato diversi libri, ho visto anche diversi film fatti sull'Olocausto, ma anche aver parlato con una delle sopravvissute, le sorelle Bucci, appunto, che prende il nome di Andra come il mio personaggio nel film, è stato davvero molto toccante. E un'altra cosa anche molto bella che raccomando a tutti di fare è visitare il Museo del Deportato di Fossoli, che è veramente un qualcosa che si sente trasudare le mura per la sofferenza che c'è stato in quel periodo. Un'artista a tutto tondo, Morena Gentile, dalle passerelle di moda, dalla presentazione di concorsi importanti come Miss Adriatico al grande schermo. Ecco, che momento vive artisticamente? In questo momento è un periodo artistico molto, molto bello per me e tra virgolette un po' di raccolta, perché l'anno scorso ho avuto modo di poter girare in diversi film e quindi ora ci sono questi risultati di venire al cinema e vedere il lavoro fatto per migliorarsi sempre di più. Bocche inutili, il film è appunto perché erano le donne ebree che inutili a sostentamento della guerra e quindi donne da sfamare, ma non avevano la forza poi per i lavori, quindi inutili per questo motivo. Inutili perché erano da sfamare, ma inutili, e questo è anche il termine del film, purtroppo, ma l'unica cosa alla quale loro venivano sfruttate e usate era per cavie di sperimenti e ahimè anche per violenza. Da che risposta del pubblico si aspetta Morena Gentile dall'Abruzzo? Non lo so, lo vediamo a fine film e mi sorprenderà, non lo so. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie a tutti. Lo sport col calcio di Serie C. Domani alle ore 16, primo turno di playoff per il Pescara che incontrerà la Carrarese. E proprio in questo momento sta tenendo la conferenza stampa pre-gara il tecnico Luciano Zauri, che andiamo ad ascoltare. Allora, situazione in generale, stiamo abbastanza bene, Mirko Drudi è recuperato, ha fatto primi giorni di gestione, ma sono due allenamenti che farà con la squadra, quindi è recuperato e quindi vedremo un po', ripeto, con oggi come andrà, se prosegue bene come sta facendo, quindi è convocato. E in generale la settimana è andata bene, siamo riusciti a lavorare con continuità con tutti gli elementi, qualche piccolo acciacco come insomma diciamo da qualche tempo. E, in generale quando subentri hai tante cose che vorresti fare, ma il tempo ovviamente è quello che il tempo è tiranno, come si dice, però non mi sono mai preoccupato di quello che non sei riuscito a fare, anzi mi sono preoccupato su delle cose che volevo fare e che in parte sono riuscito a fare, ma mi interessava sinceramente riuscire a trovare subito il feeling con i ragazzi, che è la cosa più importante secondo me. Pronti assolutamente sì, non possiamo non esserlo. Le difficoltà per noi, così come gli altri ovviamente, è quello di ottenere il massimo in pochissimo tempo, per cui siamo assolutamente pronti. I ragazzi insomma, ripeto, sono andati bene, sono belli carichi, come dico spesso la partita inizia domani alle 16, non oggi, quindi la partita va preparata bene, ma mentalmente bisogna arrivarci pronti, non che la partita abbiamo già giocata, perché ovviamente la pressione è quella che fa parte del nostro mondo, ma dobbiamo riuscire a gestirla. Noi abbiamo un modo di stare in campo che non deve assolutamente cambiare. È chiaro che 2 su 3 per noi è un piccolo vantaggio ovviamente, ma dobbiamo giocare per vincere, non possiamo pensare assolutamente alla gestione. Questa squadra non è capace di gestire le partite, ma credo che nessuna lo sia, quindi ripeto, dobbiamo fare la nostra partita rispettando l'avversario sì, ma consapevoli della nostra forza. In parte sono d'accordo, ma quando ti chiami Pescara la pressione è sempre altissima e deve essere così, e noi siamo onorati di portare questo nome, quindi noi affrontiamo questi playoff per fare il massimo, quindi il Pescara non teme assolutamente nessuno e siamo consapevoli, ripeto, di voler fare dei grandi playoff. Non sarà assolutamente semplice, ma abbiamo tutte le armi per poter fare bene. Bilancio di fine stagione a Teramo anche per il capitano biancorosso Andrea Rigoni, alla sua miglior stagione in maglia diavolo. Al centrocampista aspetta l'analisi dei momenti più complicati dell'annata, che ha visto anche la sua crescita a livello di gioco.
uno cerca di lavorare apposta per questo, nel senso che quando si riceve un complimento e si sente la stima un po' in generale, comunque sono soddisfazioni. Penso di essere riuscito a trasmettere il giusto e a far vedere anche all'esterno quello che sono io, quello che è la mia persona e quello che sono io in campo, quindi sono soddisfatto di questo. Insomma, sono stati, come dicevo prima, dei momenti difficili, dei momenti in cui i riferimenti e comunque la situazione era poco chiara, nel senso c'è stato tutto un po' all'improvviso, quindi non sapevi bene cosa poteva succedere, quindi sicuramente sono stati dei momenti difficili in cui però bisognava tenere duro, bisognava compattarsi insieme e cercare di non far sbriciolare il tutto. Non è stato facile perché comunque il momento di dicembre è stato difficile anche dal punto di vista dei risultati, è stato difficile anche per quanto riguarda proprio il campo, quindi lì bisognava essere bravi a rimanere compatti, a pensare comunque che c'era un obiettivo che noi dovevamo portare a casa e che quindi in tutti i modi possibili noi dovevamo essere bravi a isolarci e andare avanti. Poi pian piano le cose sono migliorate e noi siamo stati bravi ad andare avanti e anche a correggerci un po' di cose, a riuscire poi a trovare un po' più di continuità nei risultati e a dare un po' lo strappo finale nelle ultime 10 partite. Insomma. Per raggiungere qualsiasi obiettivo penso che gli ingredienti siano sempre gli stessi, poi è normale che il poter lottare per vincere un campionato è sicuramente bello, perché come dicevo prima, il rammarico di non aver fatto qualcosa in più c'è, perché poi dopo quando tu finisci e vedi che gli altri comunque possono giocarsi playoff e possono giocarsi partite belle, perché sono sempre partite belle quelle, un po' di invidia, diciamo così, ce l'hai, perché comunque vai a giocarti delle partite belle che per un giocatore sono i momenti più belli. Quest'anno il lavoro del mister e il capire il suo calcio mi ha migliorato molto, mi ha tra virgolette fatto capire, mi ha fatto tra virgolette un po' scoprire anche un lato del calcio che magari io ho avuto negli anni passati un po' più di diciamo un po' meno confidenza, nel senso che nel possesso palla, quest'anno mi è servito molto per completarmi come giocatore, quindi in questo penso che per me sia stato un anno importante in questo senso. La pallavolo in A2 femminile, chiusura di stagione amara per l'Altino Volley dopo la retrocessione nella serie inferiore. L'analisi della stagione affidata al presidente Agnello Papa, intervistato da Sergio Zappalorto. Perde 3-0 all'ultimo appuntamento interno l'Altino contro la formazione del Vicenza, era un po' nelle previsioni anche perché le ragazze venete erano motivate. Agnello Papa, un'altra giornata storta, ma naturalmente tante assenze come si sa e soprattutto una storia infinita di un'annata negativa e anche molto sfortunata. Purtroppo è un anno così, le abbiamo vissute tutte quest'anno, quindi per concludere poi altri infortuni, è andata così purtroppo, è un anno nero e come posso dire, ne facciamo tesoro e andiamo avanti. Peccato perché è ripartito con tanto entusiasmo Agnello e avevate tra l'altro in corso d'opera avuto la fortuna di incrociare un ottimo allenatore come Pollavini, questo va detto. Il suo futuro lo sentiremo dalle sue parole, però voglio sentire invece che ne pensi tu di questo mister e soprattutto che programmi hai per il futuro. Ma guarda, per il futuro ad oggi non ti so dire, perché sinceramente è inutile nasconderlo, sono delusissimo, cioè non poco ma tanto. Tanto perché per tante situazioni che si sono venute a creare. E non solo all'interno della squadra, giusto? Un po' tutto, certo. ma non ne voglio nemmeno parlare perché non mi interessano. Quello che mi fa male è retrocedere in questo modo, mi fa male perché
come ho sempre detto, questa non è una squadra che poteva avere 0 punti, però è andata così. È arrivato mister Collarini, la squadra diciamo ha cambiato volto, che abbiamo dei limiti lo sappiamo, è inutile nasconderlo, però in 9 partite abbiamo fatto 8 punti se non vado errato, quindi qualcosa di buono è stato fatto e ho visto anche alcune ragazze giovani che sono cresciute, però il risultato è deludente da 1 a 100, 110. Quindi sono delusissimo, è un'annata così, siamo retrocessi in malo modo e vediamo quello che succederà nel futuro. Ad oggi non ti so dire quello che farò. Per la cronaca c'è ancora la partita di Catania, però chiudo io con una sorta di preghiera a un uomo straordinario come te, fammelo dire, perché sei un ottimo presidente, persona stimatissima nell'ambito della pallavolo, non abbandonare questo carro bellissimo che si chiami Altino, non so che cos'altro possa riservare il futuro, però Aniello Papa deve stare in mezzo alla pallavolo abruzzese. Io ti ringrazio per le belle parole, però sai, lo sport è una cosa, poi il comportarsi e delle persone è un'altra cosa. Se questo se questa è la pallavola, quello che ho vissuto quest'anno, non è lo sport che fa per me, mi dispiace. Volley a 3, domani alle 18 al Palaia Cazzi di Aversa, l'Abba Pineto giocherà contro la squadra di casa per gara 1 della semifinale playoff. Il capitano Lorenzo Calonico è fiducioso e spera che la squadra possa ripetere l'ottima gara 3 di giovedì sera. Capitano Calonico, venire a pallavolè porta bene prima di tutto, chiariamo questo concetto. Seconda cosa, 4S, 3 muri, hai fatto di più di solito degli attacchi, cosa che non succede se non di rado. Serata straordinaria, dai. Infatti, come ti avevo detto in trasmissione, ogni partita ha la sua strada, questa era la strada del break, quindi abbiamo concentrato tutto sulla battuta del muro, che era quella che un po' ci aveva messo in difficoltà in gara 2. Diciamo che il pubblico ci ha aiutato, è stata una cornice splendida e adesso non abbiamo tantissimo tempo per recuperare perché ovviamente i tempi sono strettissimi, sabato siamo già di partenza e ok, ci organizziamo. Una battuta per Link che apre, come si dice, tutte le porte, Link straordinario ancora una volta. Poi già 2 partite che lui alza il livello, nei playoff è così, non abbiamo tempo di ragionare, di calcolare, si va a gas aperto dall'inizio alla fine. Era l'ultima notizia, l'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.